Ciao ragazzi, bentornati in un nuovo video. Stavolta siamo su War Thunder. Come potete vedere ho un po' di aerei nuovi. Altri invece sono tornati, come il TBD col suo Silurozzo della morte. Poi c'è un nuovo caccia, il P40. E c'è anche un aereo che è qua, in ricerca, che sembra essere uscito da un cartone animato. Sapete qual è? È il P25J1. Nome lunghissimo, bombardiere di prima linea. E vi faccio... No, che sigla! Allora, vi faccio vedere un game del B34 e il P40. Prima il P40. Stavolta metto battaglia aeree arcade e via. Così posso farvi vedere anche il B34. Forse prenderò anche il TBD se c'è la presenza delle navi nella mappa. Perché il TBD è un aereo silurante, col suo siluro grosso distrugge tutti. Col suo siluro gigante, enorme, lungo, esplosivo, distrugge tutti. Mentre il P400 ha soltanto una bombazza da 500 libri. No. Ok. Ah, si stampa. Credo... No, sì, c'è, ci sono le barchette, credo. Sì, mi sembra di sì. E il momento della verità... Il Silurozzo non viene niente. Di là, di lì, no. No, allora non mi resta che fare il kamikaze su una delle cose, anzi. Butto un silurazzo in una base tipo vicinissimo. Non, se notate che le ali stanno traballando perché sto andando troppo forte, potrebbero spezzarsi questa modalità. Chi è che mi spara? Ciao MiG-3. Che ti lanci siluri lunghi, lunghi, grossi, grossi contro. Ah, MiG-3 lag non aiuti. Buona, anzi, voglio vedere se riesco a passare. Sì, come ho detto, vabbè, che quello che ho. Perché c'è schiantato? Ah sì, questi blocchi. Sì, ho capito. Mio. Mio.
Questo aereo è l'aereo caccia più potente che ho, perché tutti gli altri sono Strauss. Ed è la seconda era. Ti prego, vai su. G22A, e quelli che hanno il G22 sono sempre dei cittadini. Ma io giro dappertutto e lui manco se mi caga. Beh, dipende, se mi danno il B1 magari mi faccio dimenticare tutte le volte che lo vedo. Ragazzi, come potete vedere, ho qualche problema di irritamento da kill. Ma che co... perché c'è un buco? Velocità è troppo bassa, io non so schiantarmi. Che bello vedere gli aerei che precipitano. No. H 333 H. Sì, sono morto. E ora cambio gioco. Ciao ragazzi, bentornati in nuovo video. Sto scherzando. Abbiamo soltanto cambiato gioco. Ora siamo su World of Warship, mentre fa l'accesso a tutte quelle cose lì, potete vedere tutto questo bellissimo. La ricompensa ricevuta. Container picciolo. Wow, cosa ci sarà mai? Ragazzi, non ci crederete mai, guardate. È una corazzata maestosa, però visto che non la posso usare, userò queste, tra parentesi, corazzate. Ma questa anche, che è bellissima, non posso usarla. La segno, capito? Reduta. Oh mio Dio. Ok.
Ora faccio ESC. Ah, ma è a tempo. Gran battaglia. No. Battaglia per... No, come? No! No! Non posso usarla. Vabbè. Allora, controlliamo l'albero tecnologico dei tedeschi. Potrei sbloccare forse. Prima porta aerei. La primissima porta aerei. Ok. Ma ovviamente anche i potenziamenti. Gruppo, velocità di rientro dei gruppi di volo, no. Armamento ausiliario. Sì, squadra controllo danni. Importante. No, esco. Cavolo, non posso. Allora, gruppo di volo modificato, sì. E poi qua si sta incontrando. Ok. In battaglia. Vediamo questa corazzata. Cioè sì, corazzata. Sta porta aerei come sarà? Oh my god. In sta battaglia c'è una porta aerei. Tre corazzate. Corazzate sono sparite. Sì, sono sparite. Due portaerei. Ah. Chissà se le portaerei possono sparare. Loro, se hanno dei cannoni, chi lo sa. Comunque, in questo bellissimo caricamento che vediamo che dura 10.000 ore, vi dico, ricordatevi di iscrivervi, lasciare like e attivare la campanellina. La cosa più importante è la campanella, attivatela, anche se io non sono uno di quegli youtuber che come se sento un giorno ci sono 8.000 notifiche. Allora, gruppo di volo, decollo. Appontaggio F, attacco. Ravvirare il portiere una volta che tutti i gruppi di volo saranno sedati sul punto tramite mappa tattica. Chiudi. Quindi posso sparare. I posti di combattimento. No, non posso sparare. Posso sparare. Ok, vado in mappa tattica con shift. Faccio più di una rotta. Modalità pilota automatico attivata. Di qua. Di qua. Buona fortuna e vento in poppa. Di qua.
e poi infine vengo di nuovo di qua. Ok, la rotta stranissima, ma intanto a portare non la devo guidare. Prendo gli aerei volanti con due. Wow, la prima volta che provo una portella. E poi non è che ha così tanta vita in più delle corazzate. Rischio, vado su una corazzata. Tappa raggiunta. Siluri a babordo. Per pochissimo. Per pochissimo. Chi mi ha sparato i siluri da qua? Miei aerei. Ma come? What? Boh, non lo so. I nemici stanno per vincere. No, vabbè. Ah, devo. Aspetta. Ingaggiamo il nemico. Ah, no, è così. Wow, gli aerei come girano. Ah, no, girano, girano. Certo i flap. Poveri soldati, poveri soldati, andranno a morire sotto il fuoco contraereo di questa corazzata. Tappa raggiunta. Andiamo. Vai. No. No, 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 no. Ritirata, ritirata. Mi stanno colpendo. Manovre evasive. Mi stanno. Manovre evasive. Ok. Fuoco contrario. No. Rosso 1. Stai morendo. No. Ok, forse sì, quello è un bersaglio ottimissimo. Ok, nostra. No.
No, ho visto la mappa nella rotta della portaerei. C'è un nemico. Sarebbe un po' più difficile perché rispetto al contraere, la squadra nemica cioè il contraere di quelle navi sono abbastanza forti. No, i nemici stanno per vincere. La nave Dante Alighieri. Ok. Quello là. Ok, abbasso. Vincere. Va. No, sono assieme alla corazzata. Caccia in volo. Allora, con tre. Vado. Sì, lo so che è sotto attacco la nave. Cici si è fatto. Cici, andate di qua. Lo so, ce lo stanno targettando. Andiamo. Ok. R. In avvicinamento al posto. No, no, no. Perché salite così tanto? Signore. Andiamo, andiamo. No! È troppo veloce. Qui. Ora. La madò per forza eccessiva.
conquistato la nave. E dai, come accendo la batteria secondaria? No, no. Incendio. Allarme incendio! Ok. Uno. Sì, domani. Caccia in volo. Ah. Danno critico al motore. No, no, no. Ma che? Sei l'ultima speranza. No, come sono? Siluri a poppa. Siluri a babordo. Signore, devo salvarmi. Non ci schiatto, ci schiatto. Allarme incendio. Allarme incendio. Dai, 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 dai. Sì. No. No. Vabbè, unica facilitazione. Dai, uffa. Colpi nel segno. Sì, quella bomba era fin troppo perforante. Vabbè, torna al porto. Sono un po' bruttine le porte aerei. O meglio le corazzate. Ah, ma da sto singhiozzo. Guardate quanto è lento.
avete visto? 8 anni dopo si saranno posizionati tutti i cannoni. No, ho sbagliato il tasto! E a ricaricare non vi dico quanto ci mette. Va meglio che uso... sì, no, domani. Come potete vedere, ragazzi, carica in 24 colpi, in 24 secondi. Io sono arrivato. La nostra squadra è in vantaggio. A qui. E che è tantissimo per una corazzata, ve lo assicuro. Ok. Avvistata portaerei nemica. Di già la portaerei dov'è? Modalità pilota automatico attivata. Vado della portaerei. Siluri dritti di prua. No. Modalità pilota automatico disattivata. Ok. Modalità pilota automatico attivata. Incapacità di Siluri. Mazza, quanto io sto incapacitando di tutto. Sì, un'altra corazzata, soltanto che i colpi esplosivi non sono molto veloci. Io mi do un incendio. No, ritirata tattica. La nostra squadra è in vantaggio. Pilota automatico disattivata. Eccola la porta aerei. Io vado a stanare un piromane. Oddio. Stanate un po' troppo qui. E sì, domani quello lì girerà i cannoni. Fuoco! Siluri dritti di poppa! No! Siluri a dritta!
Palla nello scafo, imbarchiamo acqua velocemente. Ma pochissima vita, prima ne avevo tantissima. Problema risolto, signore. Sì, dove? No, incendio. Allarme incendio. Sì, ho notato, c'è un leggerissimo principio d'incendio. Siluri a poppa, siluri a dritta. Sì, siluri... Ragazzi, per questo episodio è tutto. E noi come sempre ci vediamo al prossimo episodio, che sarà tra 10.000 anni, e dal vostro gatto 16 bit. Ciao ragazzi.